© appuntamento di Culturalmente Parlando. L'appuntamento di oggi è dedicato a Cinzia Romano, una giovane scrittrice, ma giornalista già da un po' di tempo, che eh, ha voluto in qualche modo raccontare la, la meravigliosa avventura del Crotone Calcio e in particolar modo, io credo, del nostro allenatore, del mister Davide Nicola. E Cinzia, intanto grazie per essere qui perché so che in questo periodo sei un po' in giro dappertutto. Però questo libro è un libro interessante e diventa un pezzo di storia che ci rende orgogliosi di essere crotonesi. Intanto grazie a voi per avermi invitato. E sì, sicuramente eh, l'obiettivo di, di questo libro è far rimanere comunque una pagina di storia eh, non solo a Crotone ma anche in tutta Italia. Ed effettivamente mi rendo conto che in questi giorni da parecchie parti d'Italia lo stanno richiedendo, probabilmente per questa strana promessa sportiva che ha fatto il nostro allenatore perché comunque è una diciamo una scommessa un po' particolare e poi perché eh, tutti, tutti i posti dove lui ha fatto l'allenatore o comunque è stato giocatore eh, sono stati coinvolti in questa, in questa avventura ma soprattutto credo che il Crotone Calcio eh, sia, stato, sia diventata la squadra simpatia a fine campionato perché nonostante le difficoltà avute durante il campionato alla fine è riuscito in un'impresa che credo che rimarrà comunque alla storia perché fare salvarsi eh, dopo che il girone di, di andata avevamo soltanto 9 punti non è, non è stato per niente facile. È vero, Cinzia, quello che tu dici, e diciamo che anche questa, questa frase di Davide. Eh, Nicola, il guaio è che è tutto vero, in realtà lui ha fatto quella promessa, una promessa che poi ha mantenuto, questo viaggio in bicicletta, eh, che ha visto anche un gruppo di crotonesi seguirlo in questo percorso. Ma devo dire che molti torinesi, eh, che oggi vivono anche a Crotone, sono eh, hanno una grande stima nei confronti del nostro allenatore, ma nello stesso tempo guardano al Crotone con simpatia. Perché il Crodone è riuscito a mettere insieme una serie di obiettivi che ha raggiunto e che oggi rappresenta un po' il sud nel campionato. Ma credo che proprio questo sia eh, diciamo, lo scopo di eh, anche lo scopo di aver scritto questo libro, proprio per far capire a tanti, anche chi non, diciamo, non è nel mondo dello sport, che alla fine il sacrificio, il lavoro, eh, alla fine paga. Ed è quello che ha fatto la società credendo in un progetto, avendo una coerenza fino in fondo e mantenendo l'allenatore. Anche loro stessi non hanno mai mollato, nonostante all'inizio comunque ci sono state le critiche e ce ne erano anche tante. Non avevamo dalla nostra parte neanche magari il tifo, lo stadio era incompleto. Ci sono state veramente tante difficoltà e credo questo sia un messaggio da lanciare un po' a tutti. Eh, nelle difficoltà uno non deve mai abbattersi, se ha un sogno, se ha qualcosa da voler conquistare, lo deve fare fino in fondo, perché prima o poi, eh, se non è oggi, se, se non è domani, prima o poi sarà, eh, ci sarà questa conquista di un obiettivo. Eh, basta la costanza e il lavoro, il lavoro, il resto viene da sé. Cinzia, stai dicendo che ci vuole il gioco di squadra. Senza il gioco di squadra non si riesce a portare a casa risultati. Questo è fondamentale ed è il motivo per cui io a un certo punto, scrivendo il libro, ho chiamato eh, tutti i partecipanti al Giro e ho chiesto loro se avevano voglia di lasciare un loro pensiero, il ricordo di un aneddoto, se volevano raccontare qualcosa. E ho reso partecipi veramente tutti del, di questo racconto. Perché poi alla fine eh, la bellezza, del, soprattutto del Giro, che poi non è un vero e proprio eh, campionato organizzato. Certo. Era proprio questo, cioè nell'avventura eh, essere riusciti a fare un percorso che all'inizio pensavamo eh, probabilmente non, non saremmo riusciti a fare. E invece anche se disorganizzati, anche se ci sono stati gli imprevisti, è stato bello così. E questa cosa, per questo c'è stata questa frase finale dell'allenatore che ha raccontato anche lui, anzi lui ha raccontato proprio eh, veramente tappa per tappa i suoi pensieri, i suoi aneddoti. Eh, ha raccontato anche qualcosa della sua famiglia, quindi eh, diciamo che è stata un alla fine, quando lui l'ha letto, perché poi ha letto tutto il libro, ha detto proprio questa frase: Il guaio è che è tutto vero. Non ha detto il bello, è <ride> proprio per far capire che nel, nella difficoltà alla fine è stato bello così. Io ti aggiungo che ehm... Ho imparato a conoscere, ad apprezzare eh, il nostro mister proprio perché eh, ogni qualvolta che si è ritrovato di fronte a una sconfitta non ha mai abbassato la guardia, nel senso che lui ha sempre detto ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo. Quindi quel pensiero positivo è stato quello che in realtà ha permesso al Crotone anche di credere in lui e di capire che in realtà appunto come dicevamo noi con la sinergia del gioco di squadra si può raggiungere. Un obiettivo e questo è molto bello e molto importante per la nostra città, tenendo conto che quando si parla di Crotone o della Calabria si parla sempre in negativo. Ecco, eh, Nicola ha fatto un po' da, da apripista eh, il nostro mister per eh, questa, questo pensiero positivo, soprattutto tenendo conto della sua esperienza di vita personale. Credo che sia una lezione per tutti. Sì, tra l'altro sulla maglietta c'era anche il messaggio di voler volare, nel senso che lui ha cercato anche di spingere questo eh, qualsiasi tipo di, diciamo, di messaggio che potesse aiutare anche eh, il nostro territorio riferito al, all'aeroporto, quindi alla, alla riapertura dell'aeroporto. Um, diciamo che lui da una promessa poi ha cercato. Comunque, di, di lanciare altri messaggi, quindi la sicurezza sulla strada, ehm, ripeto, questa, questa diciamo, pubblicità tra virgolette che, che comunque a Crotone è stata fatta eh, per tutta l'Italia. Per la prima volta, magari anche chi non conosceva Crotone, non sapeva dov'era, ha capito eh, chi eravamo, dove eravamo, eh, cosa è stato fatto, perché non tutti comunque amano il calcio, non tutti seguono lo sport. Invece, alla fine è stato diciamo, un interesse comune proprio per. Eh, eh, per questa particolarità di anno che, che, che è, è stato, capitato insomma. che è stato. Dobbiamo dire che si è un po' abbattuto il muro della diffidenza perché chiaramente eh, noi non possiamo dimenticare eh, anche un po' quella che è la storia di questa nostra città e soprattutto quella diffidenza che c'è tra i cittadini della stessa città e che poi ecco, se trovano il motivo di un seme di speranza ecco, cambia anche il pensiero, il pensiero collettivo. Ma hai perfettamente ragione, io penso che a Crotone manca quella spinta positiva. Eh, perché poi è come il gioco di squadra che dicevi tu, l'allenatore si sì, ha avuto questa, questo messaggio positivo sempre. Però è vero pure che i calciatori l'hanno seguito. Perché ecco, eh, quest, questo io l'ho capito quando a fine campionato eh, ho, ho avuto modo di intervistare Cordaz e eh, Festa. E dalle loro parole, dal, dal modo che avevano, dal tono di voce, dall'entusiasmo che, che dimostravano anche solo a parlare con me, ho capito qual era lo spirito di questo gruppo, che dovrebbe essere poi quello che, che contraddistingue una città. Da soli non si va da nessuna parte, quindi, quelli che cercano di fare diciamo, le, le avventure da soli alla fine eh, rimarranno soltanto delle, delle semplici. Dei semplici discorsi a sé, invece credo che poi alla fine la comunità eh, dovrebbe avere l'orgoglio di poter fare sempre qualcosa di positivo perché solo così cresce un, un paese, una città. In tutto questo, tu hai fatto qualche tappa con loro? O hai fatto tutto il tour? No, ho fatto proprio tutto il tour, <ride> non avevo dubbio! Eh. Che, che è stata dura e faticosa. Eh, ripeterei sicuramente per la prima volta, ma non farei la seconda volta, perché vi assicuro che non è stato semplice. Perché comunque andare dietro, anche perché io ero partita proprio invece di giornalista, ma poi, man mano, proprio appunto questa questo spirito di gruppo. No? Sì, perché. Fornitrice ufficiale dei, dei viveri piuttosto che se avevano bisogno, perché io comunque ero in macchina, loro allora ero in bicicletta, quindi è stato un aiuto da parte di tutti. Devo dire la verità: eh, non c'è stato nessuno che non ha collaborato, da, da chi faceva le riprese per Sky che ci ha seguito certo. per tutto il viaggio, ai ragazzi di ciclofficina, che eh, sono stati splendidi, che, dai. Veramente, veramente splendidi. splendidi. Io non, non li conoscevo, ho avuto modo di conoscerli durante questo questo tragitto è veramente sono stati eh, superlativi, perché nel momento in cui c'era la foratura, nel momento in cui eh, c'era da aggiustare la bicicletta, erano sempre sempre pronti, ehm, quindi diciamo che è stato un, uh, ripeto, proprio un viaggio come quando uno va con gli amici, no? all'inizio eravamo partiti per questa scommessa sportiva ma poi è diventato proprio un viaggio, un viaggio che secondo me sarebbe bello anche poterlo fare... Eh, come vacanza, cioè se agli amanti della bicicletta comunque eh, chi, chi ama l'avventura, secondo me è una cosa bella: anche partire tra tra virgolette sconosciuti e ritrovarsi amici. in un bel gruppo, sì, amici. Allora, eh, diciamo che il gruppo è stato accolto nelle città sempre da cittadini, da gente, dalla stampa. Quindi eh, al di là di Sky c'è stata una grande attenzione. Insomma, tutta l'Italia ha parlato di questo tour eh, di, del Mister del Crotone. Sì, perché in questo è stato bravo mh, Alessio Masi che eh, puntualmente in ogni tappa contattava comunque eh, i giornalisti piuttosto che eh, delle associazioni che poi ci aspettavano perché dava un appuntamento più o meno. A una certa ora, ovviamente non, non era mai precisa eh, perché certo. dipendeva tutto da come andavano le cose, eh, e quindi ci aspettavano sempre in queste piazze che erano veramente stracolme di gente. Ripeto, secondo me all'inizio è stata un po' la curiosità, eh, però poi man mano che, che siamo andati avanti, non era soltanto il calabrese ad accoglierci. Certo. Era, era veramente. Ovunque c'è stato qualcuno, c'erano i gruppi proprio di ciclisti, quindi anche questa cosa che, che ha coinvolto un altro sport. Quindi era uno sport in uno sport, eh, in una scommessa sportiva. Quindi è stato veramente particolare nel suo genere, un'esperienza credo unica. Eh, per... La meravigliosa avventura, diciamo, quindi della. È là, l'A, la prima lettera dell'alfabeto, quella che in realtà ci mette di fronte a questo risultato. Sì, ma infatti se, se non fosse esistito il campionato dell'anno scorso non ci sarebbe stata la scommessa sportiva non ci sarebbe stato il viaggio non ci sarebbero state queste eh, bellissime esperienze e ovviamente quest'anno il Crotone eh, riesce a ripetere un altro campionato che speriamo sicuramente eh, sia magari un po' meno avventuroso così non abbiamo... Però dobbiamo questa... già dire il fatto di non essere proprio a zero punti è già un, un risultato positivo insomma non possiamo essere anche in questo momento un po' eh, voglio dire sempre abituati a dire questo non va bene questo non va bene questo no. non va bene perché in ogni caso anche dalle interviste dei calciatori quello che emerge abbiamo un tifo che ci aiuta ad andare avanti e soprattutto ci aiuta a voler fare punti insomma questo credo che sia un messaggio importante da dare a tutti i nostri crotonesi che siamo, ormai siamo tutti tifosi del, del crotone calcio insomma ma guarda penso che l'esperienza dell'anno scorso ha insegnato ad avere un po' di più pazienza ehm, perché comunque nella Serie A non sei una, uno squadrone quindi avrai sicuramente i periodi in cui vincerai, avrai periodi in cui farei meno punti e l'esperienza dell'anno scorso ci ha insegna, ci insegnato secondo me eh, ad avere, a mantenere costante questo entusiasmo perché infatti lo stanno dimostrando le squadre neopromosse che invece stanno facendo più o meno il campionato che abbiamo fatto l'anno scorso noi. Quindi credo che eh, Crotone in questo momento abbia anche un altro spirito e sia felice e orgoglioso di questa, di questa squadra che, che milita nel, nel campionato della massima serie. Immagino che nel libro, che io ancora non ho avuto occasione di poter leggere, nel libro tu parli anche di Nicola come persona, al di là di quello che è il viaggio e di quello che eh, diciamo è l'obiettivo raggiunto, come persona Nicola, eh, Davide Nicola chi è? Guarda, non ne parlo io perché secondo me emerge la persona che è eh, dal suo racconto, da quello che ha raccontato proprio in prima persona. Eh, quindi, io ho cercato veramente di, eh, di raccontare il più possibile a livello di cronaca come giornalista e le mie esperienze che, ovviamente, ho vissuto con loro, quindi qualche episodio capitato durante il giro. Eh, lui è una persona che eh, credo all'inizio non, non riscontri molta simpatia perché è molto schivo eh, e soprattutto è, è molto concentrato in quello che fa, quindi anche quando pedalava è proprio eh, l'allenatore che noi abbiamo sempre visto in campo. Eh, ha il lato umano, il lato più diciamo giocoso, soltanto nel momento in cui eh, non si è in un, in un contesto lavorativo. Quindi. Quando c'erano poi le ovvie pause o comunque eravamo a cena o no, a pranzo insieme. Qualche aneddoto di questo viaggio ce lo vuoi raccontare? qualcosa di, ecco, di simpatico, ma che chiaramente ci pone di fronte a chi è questo mister e soprattutto a questa esperienza, a questa bella avventura. Insomma. Guarda, l'esperienza che mi ricordo con più simpatia è stata quando c'è stato l'inconveniente della rottura del, dell'officina mobile, quindi proprio dei ragazzi della ciclofficina, che purtroppo hanno avuto un imprevisto al motore e si sono dovuti fermare. In quell'occasione dovevamo inventarci qualcosa per quanto riguarda lo spostamento, delle, delle biciclette perché comunque dovevamo continuare questo, questo viaggio e nella, nel panico generale mh, mister Nicola. Cercava di dare fastidio, cioè invece di collaborare, era in quel momento lui che sdrammatizzava, eh, dava fastidio a chi caricava le biciclette, diceva no, ma non la devi mettere così, le devi mettere così. Insomma, faceva confusione e lì capisci che lui, anche nel momento in cui eh, c'era una difficoltà oggettiva e non era facile traslocare le bici, rimetterci in marcia. Eh, effettivamente ti rendi conto che cercava anche di sdrammatizzare tutto e di, di sorridere eh, nel momento in cui c'era una difficoltà. Credo che questo sia eh, un, un lato del suo carattere che, è, che sia stato utile anche nel corso del campionato eh, sia per lui sia per i suoi ragazzi, per i giocatori. La prima tappa, Rosetto Capospulico? Sì, la prima tappa è stata Roseto Capus, eh, Pulica e probabilmente è stata anche la, la più faticosa perché non sapevi cosa ti aspettava, ma soprattutto perché avevamo un sacco di eh, pause. Mm. C'era cioè, la gente che proprio ti aspettava sul ciglio della strada, si fermava, voleva fare la, il selfie, voleva. Era proprio curioso di vedere effettivamente. Erano lì con le telecamere, con i telefonini a fare la foto per vedere se questa promessa veniva rispettata o se eh, magari faceva dei percorsi in macchina perché praticamente all'inizio nessuno ci credeva. Ma lui <ride> ha detto che a costo che dovevamo raccogliere col cucchiaino, non, non sarebbe mai sceso da quella bicicletta. Infatti, non ha voluto neanche utilizzare la bici con la pedalata assistita. Eh, neanche nei trattati. una in persona salita. molto determinata, dobbiamo dire. Sì, sì, in questo mh, se anche noi ci azzardavamo a dare qualche consiglio, qual ma non erano consigli, erano proprio magari nel momento in cui li vedevamo un po' faticati e dicevamo se non ce la fate ci fermiamo, diciamo no, 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 no bisogna continuare, bisogna andare avanti e arrivare fino alla fine. Quindi nel raccontare tutto questo, eh, lo hai fatto giornalisticamente, chiaramente immagino, ma eh, c'è anche qualcosa di tuo, ecco, per racconti anche quella che è stata la tua esperienza. Eh, sì, mh, ripeto, io ho cercato di farlo nel, nel modo più semplice possibile, perché secondo me eh, quando mh, provi a raccontare, poi sono avvenimenti che racchiudono un anno intero, non è, certo, non è semplice. Certo. Eh, però penso che alla fine al lettore eh, faccia piacere anche eh, leggere quello che è potuto succedere dietro le quinte. Eh, quindi io, per esempio, già ecco, il, primo giorno, qualcosa. Tipo, il primo giorno il primo giorno dopo che siamo arrivati al Rossetto Caposculico la mattina mi sono alzata e ovviamente ho fatto la mia solita. cercavo di fare la mia solita colazione a base di dolci appena mi ha visto il missile ha urlato: No, cosa stai facendo? Sei impazzita! Cioè, mi ha fatto lasciare tutto e mi ha fatto fare colazione come facevano loro, eh, pane e marmellata, anche se poi loro la mattina mangiavano spaghetti. Addirittura? Man mangiavano spaghetti in bianco per quelli che pedalavano perché, comunque, non si pranzava poi, eh, non, non c'era una vera e propria sosta per il pranzo, e quindi dovevano avere tutte le energie per pedalare sei ore. Eh, ma come questi tanti altri episodi, tipo il fatto che comunque non, io non avevo neanche mai seguito un giro d'Italia, un giro in bici, quindi eh, non è facile star dietro le biciclette, non, eh, non far fare la fila dietro per le macchine che arrivano. Eh, poi facevamo comunque dei percorsi dove eh, non erano mai, erano sempre strade secondarie perché non, non si può ovviamente fare altrimenti e quindi non, diciamo che la difficoltà è stata capire giorno per giorno mh, le necessità di tutti. Eh, nella, nella mia esperienza quello che ricordo è proprio questo, l'aver affrontato eh, magari gli imprevisti in modo sereno e penso che questo, questo sia un grandissimo insegnamento, eh, non essere mai andati in affanno, eh, aver eh, saputo bilanciare tutte le energie e, e aver fatto gruppo anche nelle difficoltà perché poi ovviamente c'erano anche le problematiche una di, una di queste era quando si sbagliava a dire il chilometraggio rimanente uh, a mister Nicola era una tragedia perché lui diceva che calcolava fino all'ultimo metro e quindi se poco a poco davamo dei chilometri differenti uh, aveva difficoltà dice lui programma la mente quindi... Dare Quanto è durato il tour? Dieci giorni, quindi dal 9 giugno? Dal 9 al 19 giugno. E quindi chiaramente eh, questo, poi quando siete rientrati, vi ha mantenuto in un, come gruppo, diciamo? C'è rimasto questo rapporto di gruppo? Sì, il rapporto di gruppo sì, infatti è rimasta ancora la chat che avevamo fatto sul, sul WhatsApp eh, che ci serviva la mattina per dare le varie informazioni, per avere il percorso che dovevamo. Eh, affrontare eh, ed è rimasto un buon rapporto perché comunque ogni tanto ci scambiamo ancora qualche messaggio poi vabbè con quelli di Crotone ci vediamo ma eh, sono stata veramente mi sono meravigliata come persi, per la presentazione è sceso persino il Davigone il cognato di, del mister Paolo che infatti ti ringrazio tantissimo perché non me l'aspettavo comunque ha fatto 1400 km, sappiamo che non è facile eh, arrivare in Calabria proprio per questo disagio che abbiamo nei. Quanto ci hai messo a scrivere questo libro? Due mesi e mezzo Quindi hai lavorato sodo solo per questo sì. libro cercando di mettere insieme eh, e immagino che l'hai fatto leggere per primo al nostro mister Sì, lui l'ha letto per primo anche perché visto, ripeto, che c'era una parte che, che lo riguardava eh, molto da vicino e che ci sono dei pensieri, delle emozioni sue, personali, era giusto che, che lo leggesse per primo quindi poi alla fine dobbiamo dire insomma questa eh, meravigliosa avventura è stata un'avventura che ha coinvolto tutti quanti e che comunque eh, anche grazie ai tuoi racconti eh, ci ha permesso di capire appunto quello che dicevamo in partenza di questa intervista all'inizio, fare gioco di squadra. Sì, io credo che questa sia la cosa fondamentale, una cosa che eh, è importante proprio nella vita, perché quando tu hai una difficoltà, che non sia, ripeto, dal punto di vista sportivo, eh, ognuno di noi ha degli obiettivi, ha, um, ha un sogno nella vita. Però, la prima cosa che ti viene in mente è quella di dire: Non ce la faccio, non, eh, non sono capace, e, e pensi a tutte le cose negative che ti possono succedere dopo. Se hai qualcuno vicino, se hai un gruppo, eh, nel momento in cui cadi, non sei tu che ti devi rialzare da solo, c'è sempre dicevo. una mano che ti viene tesa. Eh, tesa e che quindi ti aiuta poi a continuare nel tuo percorso. Ed è fondamentale, ripeto: questo credo che sia una cosa importante proprio nella vita non soltanto nello sport. Allora, noi siamo al termine culturalmente parlando. Io ringrazio Cinzia Romano perché tra l'altro è una testimonianza importante quella che tu dai per tutti noi, ma soprattutto questo tuo amore per la vita e questa voglia, ecco, di vincere qualsiasi avventura proprio perché ritieni che il pensiero positivo è quello che ci può permettere di uscire dai momenti e dai problemi che si vivono quotidianamente. La meravigliosa avventura, questo il libro scritto da Cinzia Romano e soprattutto questa la meravigliosa avventura del crotone calcio che ci permette di essere anche quest'anno in Serie A e di avere la speranza di rimanerci. Quindi grazie a Cinzia Romano, grazie a voi amici telespettatori e chiaramente ci vediamo la prossima settimana. Ciao Cinzia. Grazie a te. Arri